Ultimamente incontro tanti cani che all'apparenza sembrano essere tanto in là con gli anni, parlo dai 10, 12 in su, e raramente mi sbaglio guardando un cane, di solito non ho bisogno di stare lì a guardare i denti, mi rendo conto più o meno di quanto possa avere già dall'aspetto. Ovviamente tante volte ti ci avvicini, tante volte ti ci avvicini un po' meno, però al 90% ci indovinavo sempre. Adesso cosa mi sta succedendo? Che vedo tanti cani, prima di far avvicinare il mio me lo tengo, poi parlando magari con il proprietario dico: guardi, non l'ho fatto avvicinare più di tanto perché ho visto che è anziano. E mi viene risposto: ma no, ha 5 anni, ma no, ha 4 anni. Ma come fa ad avere cani dei 4 anni che ne dimostrano 10 di più? E qui si torna al discorso che io, diciamo, faccio di solito, e cioè che i cani vanno portati fuori non solo per fare cacca e pipì. Se il cane tu gli privi la mobilità, è chiaro che poi ti ritrovi un cane a 5, 6 anni, 4 anni, 7 anni che cammina come se ha un bastone su per il sedere e al posto delle gambe dei bastoncini legati, perché è così. Io ho visto Doberman di 12-13 anni che giocavano alla stessa maniera che giocava un cucciolo di 12 mesi, cioè 10-12 mesi. Il discorso è sempre: sì, va in base al carattere, ma sì, va anche in base molto a quello che tu padrone gli fai fare. Se gli fa fare una vita seduto sul divano, non fa niente, ma cosa pretendete? Poi vi lamentate che i cani hanno i problemi, ma i problemi ce l'avete voi, io.